Ma questi qua si stanno fightando. Dai ragazzi, è l'ora giusta. Sparategli. Sparategli a questi qui. Sparategli, vai. Vai così. Vai, bravi. Mamma. Oh regà, l'hanno distrutto il tizio, eh. Non so se avete visto, ma gli hanno tolto tutto lo shield. Ragazzi, in questo nuovissimo video siamo qui perché voglio fare una challenge molto molto difficile. L'obiettivo di oggi sarà quello di vincere reclutando il maggior numero di NPC possibili. Quindi averne almeno 3 o 4, fare un bel esercito e riuscire a vincere grazie agli NPC. Perché sappiamo che effettivamente gli NPC non sono proprio le persone, le cose più forti di Fortnite, diciamo, non è che sono fortissimi. Però in effetti, se ne reclutiamo tanti, possono essere effettivamente utili. Boh, non lo so, non lo so. Vi lascio al video. Ma prima che inizi il video, mi raccomando, se volete supportarmi come creatore, potete utilizzare il codice Calpis nel negozio oggetti per shoppare una o tutte o nessuna di queste fantastiche skin, come succo spiratrice oppure morta fiamma con questo bellissimo stile. Quindi mi raccomando, codice Calpis nel negozio oggetti. Eccoci qua in partita, ragazzi. Andiamo verso Brughiere Brum. Perché dobbiamo prendere il primo NPC e fare il giro per prenderli tutti. O meglio, non proprio tutti, però quasi tutti. Il primo dovrebbe essere... Come ti chiami tu? Cecchino... Tiro preciso, ok, perfetto. Ti assoldiamo subito, che dovresti avere pure il cecchino. Quindi anche abbastanza utile come NPC. Vabbè, ma che culo! Abbiamo trovato un big, un tattico, una pistola facile. Non male, non male. Dobbiamo andare verso Lago Languido, che dovrebbe esserci qua il difensore dei boschi. Poi dobbiamo andare verso Corso, che c'è Carlino. Comunque ci stanno un bel po' di NPC. La safe molto molto buona, raga, eh. Eccoci qua verso verso sto posto. Ma il nostro amichetto difensore dei boschi non c'è, purtroppo. Purtroppo no, raga. Poteva spawnare in tre punti e purtroppo non è spawnato qui. Ma va bene, va bene. Adesso andiamo, dobbiamo andare verso Corso Commercio, perché lì dovrebbe spawnare Carlino, ma c'è una possibilità su due che spawni, quindi non è neanche sicuro al 100%. Io sinceramente ci spero, ma tanto Parco Pacifico è in safe, quindi dovremmo comunque poter riuscire a prenderlo anche in futuro, anche se non c'è. Vediamo un po'. Oddio, a Corso Commercio c'è gente, quindi occhio. Oddio, sì, infatti, occhio. Lo sapevo io di stare attenti. Mi vuole pushare? No, non mi vuole pushare. Ok, sì, mi vuole pushare, ragazzi. Mi vuole pushare, secondo. Boom. Ok, lo uccidiamo subito. Sì. Tu non mi prendi in giro. Opla, perfetto. Una kill portata a casa. Vediamo un po' se qua c'è Carlino. Ti prego, Carlino. Non c'è Carlino, ragazzi. Ma che sfiga, ma non c'è neanche Carlino. Non demordiamo a Molly. Deve esserci al 100% Risa, a meno che non l'abbiano uccisa. E vabbè, se hanno ucciso pure Risa, ragazzi, io sinceramente non so cosa dirvi. Spero di no, sinceramente. Se hanno ucciso pure lei, cioè, questa qua è proprio sfiga. Intanto, mamma mia, Fast and Furious. Fast and Furious siamo super veloci. Ok, ci stanno delle chug. Le prendiamo subito e ce le facciamo, che almeno siamo... andiamo full vita, quasi. Ok. Opla, perfetto. Riz, ti prego, dimmi che non ti hanno uccisa. Dimmi che non ti hanno uccisa. Veloce, veloce, corri con la pistolina. Corri, corri, corri con la pistolina. Oddio, io non la vedo, raga. Forse perché ancora sono troppo lontano. Ok, c'è, perfetto, perfetto. Ah, vieni qua da me. Perfetto, assolda Riz e siamo già a 2. E allora, cosa? Il difensore dei boschi dovrebbe essere verso nord-ovest, tipo nel boschetto. Forse è qui. Eccolo lì, raga. Che fortuna, l'abbiamo trovato pure lui. Siamo già a 3 NPC. Gli altri due sono un po' lontani, effettivamente, eh. Sono un pochettino lontani da noi, però possiamo prendere almeno il terzo. Apriamo qui, poi cura bomba le prendiamo. E abbiamo preso pure il terzo, perfetto. Ok, siamo arrivati a quota 3 NPC. Andiamo subito verso Foschi, che reclutiamo il quarto e poi ne possiamo reclutare altri. Eccola lì, regà, giusto in tempo. Giusto in tempo, sempre centro, veloce, veloce, veloce. Oh cavolo, no, non posso soldarla, cavolo. Non posso soldare sempre centro, perché avranno sicuramente preso delle armi altri. Quando un tizio prende un'arma da un NPC non puoi più soldarlo. Peccato. Peccato. Volevo reclutare pure lei, raga. Non ce l'ho fatta. Ok, prendiamo il coso per volare, che almeno possiamo andare più velocemente. Più velocemente verso scogliere, che non è in safe, raga. Quindi attenzione. Scogliere c'è ancora. Scogliere c'è ancora, raga. Vediamo un po' se è assoldabile il tizio. Vediamo un po', ti prego, dimmi che sei assoldabile, ti prego, ti prego, ti prego. Niente, non è assoldabile neanche lui, perché hanno preso l'arma. Raga, che sfiga, che sfiga, questa qua è proprio sfiga, cavolo.
Cioè, però c'è il pesce secco. C'è un tizio dietro di me. Oh, cavolo. E vabbè, niente. Devo andare subito da pesce secco che tra poco inizia la nuova safe. E vabbè, ma quanta gente c'è, ragazzi? Quanta cavolo di gente c'è? Fermi tutti. Fermi tutti. Che cavolo è, oh? Via, 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 via. Oppla. Basta spararmi. Ok. Perfetto. Pesce secco lo possiamo soldare. No, neanche lui. Ma che sfiga. Siamo andati da 6 NPC. Ne abbiamo potuti reclutare solamente 3. Andiamo via, andiamo via. Prendo un'auto e corro. Raga, mi sa che ci dobbiamo accontentare di 3 NPC. Che comunque è un numero molto, molto dignitoso, eh. Abbiamo comunque un bel esercito. E vabbè, mi ha distrutto tutte le ruote. Sto qua mi vuole pushare, eh. Sì, mi sa che vuole pusharmi, ma non è che ha proprio usato il migliore impulso della sua vita. No, non vuole neanche pusharmi, ok. Ciao Riz, ciao a difensore dei boschi e ciao anche a tiro preciso, ok. Ci siamo tutti e 3. Adesso l'obiettivo è riuscire... No, no, sparate! No! Ma siete impazziti, siete! Ma che cavolo fate che dopo esplode l'auto e morite? Non spararmi tu, Riz. Come ti permetti, bro? No, 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 io li devo portare alla vittoria. Tutti e 3 li voglio vivi. Tutti e 3 vi voglio. Quindi non rischiatevi a morire, che mi incavolo. Tanto io ho le chug, possiamo farcela insieme se perdete un po' di vita. Guardate che stupidi. Sembrano molto stupidi, eh. Ma se io mi metto a ballare, ballano pure loro. Ciao. Sì, ballano pure loro. Ok, figo, figo. Non so tanto ballare perché sennò mi cecchinano. Quindi, c'è un tizio lì. Fermi. Olla. Oddio mio. Vabbè, c'è pure un tizio da dietro col camion. Ragazzi, ragazzi NPC, occhio, occhio a non morire. Questi qua sono molto cattivi. Aia, sono cattivissimi. È stato cecchinato in testa uno, va bene. Mi sa da questo qui, quindi devo stare attento che non sarà male. Non sarà sicuramente male per aver cecchinato in testa uno. Ok, e vabbè, non ho più colpi medi. No, no bene, no bene. E vabbè, niente ragazzi. Mi deve sparare con... il cecchino esotico esplosivo. Buono, buono direi. Raga, venite qua dentro. Venite nel box. Nel box. Venite qui nel box. Vabbè, allora mi faccio le chug solamente con voi due. Corri, 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 corri. Ok, via, correte NPC. Bravissimi, guarda lì. Cioè, sembro più una babysitter. Questi qui, più che aiutarmi, mi stanno mettendo i bastoni tra le ruote. Sono dei cavoli di bambini. Ma cosa sparate? Con calma, amico. Ma all'albero, cosa ti ha fatto l'albero di male? Ah, mi sa che c'è un nemico. Ah, riga, ti rivelano i nemici però. Io non lo sapevo mica che fosse lì dietro, effettivamente. Bravi, bravi NPC. Vabbè, adesso mi sembra un po' esagerato, No, mi sembra un po' esagerato sparare pure al pavimento. Cioè, ti danno direttamente la posizione dei nemici perché sparano dove sono. Ok, mitraglietta, la possiamo prendere. Qui c'è un tizio. No, cavolo. Peccato, peccato. Dobbiamo andare in safe, ragazzi. Ruotiamo, ruotiamo in safe zone. Lo so, è molto complicato, ma ce la possiamo fare, dai. Ok, siamo fermi. No, ragazzi, però voi non dovete stare fermi, Voi dovete muovervi, dovete continuare a muovervi. Perché se no, morite dalla safe zone. Però non dovete shiftarvi, veloci. Quella, occhio, occhio, occhio. Vabbè, meno male che i nemici non uccidono gli NPC, ma vogliono uccidere solo me. Ok, qua c'è tomato, raga. Secondo voi è assoldabile il tomato? Secondo me no. Non lo cavolo, no, dobbiamo andare in safe, dobbiamo andare in safe. Niente, niente, se no prendiamo danno, ragazzi. Se no prendiamo danno. Possiamo andare sotto la sabbia, se volete, Possiamo pure andare sotto la sabbia, però... sì, magari non a caso. Cioè, se vai sotto, rimanici almeno. Bravissimo, quello lì sotto la sabbia. Facciamo un'imbucata ai nemici, va bene? Tutti sotto la sabbia, ragazzi. Tutti sotto la sabbia, venite. Venite qui. No, non uscite. Gente qui davanti che pusha. Direi che è il momento buono, Direi che è il momento buono per sferrare i miei mostri. I miei 3 NPC. Fermi tutti, fermi tutti. Pam! No, raga, come ho fatto a non beccarlo? Me lo spiegate, Ok, andiamo veloci. Andiamo veloci. Ha perso un sacco di vita questo qua. Gli abbiamo tolto tutto lo shield. Quello lì... quello lì è morto. Ok. Ma i miei 3 NPC esattamente cosa stanno facendo? Non lo so. Non lo so, va bene. Ho finito pure i colpi mini. Perfetto. No, raga, dobbiamo andare via. Dobbiamo andare via, purtroppo. Perché c'è la safe zone. Con gli NPC bisogna stare molto, molto attenti alla safe zone. Perché sti qua sono molto lenti e sono molto stupidi. Quindi molte volte muoiono dalla safe zone. Ok, ci siamo. I nostri NPC sono finalmente entrati in safe zone. E ridendo e scherzando, siamo rimasti solamente 7 persone. A parte che 7 persone in realtà sono anche molte, raga. Perché...
No, no, no. Che cavolo spari tu? Spara a me, non ai miei NPC. Brutto sfigato. No, no, raga, questi qua li odio. Quelli che se la prendono con gli NPC sono quelli che mi stanno più antipatici. Adesso lo pusho. Adesso lo pusho, ragazzi. Vai così. NPC, aiutatemi. Vabbè, questo qua non sembra neanche male, però, con calma. Vai così. Ok, è boxato. È boxato. Posso provare a rubargli il muro. Vai così. Vai così, perfetto. No, se ne va via. Boom, niente, non l'ho hittato. Cavolo, cavolo, non è neanche col PR. Ma i miei NPC salgono oppure rimangono fermi come dei bot? Qua sotto c'è gente, NPC bravissimi, iniziate a picconare che così... Uella, ucciso, perfetto. Guardate che bel loot che aveva. Uno scar, un fucile a leva. Buono, buono, si è messi bene. Abbiamo pure un pochettino di materiali e dobbiamo andare in safe zone. Quindi NPC, venite qui. E dobbiamo stare attenti perché stanno ancora 6 persone vive, regà. Ma come cavolo è possibile che... Ok, uno l'ho visto ed è sotto la sabbia. Ok, perfetto. Infatti, come cavolo è possibile che ci siano 6 persone vive in questa safe così piccola? Poi neanche li vedo. Ok. Niente. Vai così. Ho paura. Ho paura di morirci, sinceramente. Questo qua non mi sembra l'ultimo degli stupidi, Sì, non riesco neanche a rubargli il muro. Vabbè, ma... Bro, con calma, ok? No. Ok. Dai, dai! Vabbè, questo qua quanto cacchio scappa. Non è possibile giocare contro uno così. Che cavolo è? No! Gli ho rubato il muro! Va bene, se ne va via. Vabbè, raga, sinceramente questi 3 NPC poi fanno paura anche a me. Guardate che bell'esercito. Se per caso qualcuno mi tocca, sti qua sono pronti a scappare. Guardate che svegli, sono super svegli. Sì, magari. Oh, cavolo, occhio alle cecchinate. Dobbiamo stare attenti, solamente le cecchinate. Ah, ma è il mio NPC, oh mio Dio, pensavo fosse un nemico. Ok, siamo in 4 rimanenti. 4 rimanenti, non so dove si possano nascondere effettivamente questi tizi. Non lo so, non lo so, raga. Oh, eccolo lì. Ok, va bene. Mi sa che è andato un po' fuori safe. Bravi, NPC, sparategli. Fategli vedere chi comanda. Ma questo qua è fuori safe. Raga, dov'è finito? Me lo dite oppure no? Me lo volete dire oppure no dov'è finito? Ok, me l'avete detto, me l'avete detto. Qui c'è un altro, 35 shield. Ho finito i colpi medi di nuovo per l'ennesima volta. Ma questi qua si stanno fightando. Dai ragazzi, è l'ora giusta. Sparategli. Sparategli a questi qui. Sparategli, vai. Vai così. Voglio fargli fare l'ultima kill a loro. Vai, bravi, mamma. Oh regà, l'hanno distrutto il tizio, Non so se avete visto, ma gli hanno tolto tutto lo shield. Vai così NPC. Sparategli. Più aggressivi, vi voglio convinti. Vi voglio convinti di quello che fate. Voi non siete scarsi, siete fortissimi. Magari, forse. Ok, l'abbiamo ucciso noi. Vediamo un po' se l'ultima kill riescono a farla loro. Allora, dobbiamo vedere dov'è l'ultimo tizio. L'ultimo... Oh! Oh! Ok, bravi ragazzi. Uccidetelo. Vai, uccidetelo voi. Io confido in voi. Io confido in voi, ragazzi. Io confido in voi. Per favore, non morite. Per favore, non morite. Dove cavolo è? Dov'è il tizio? Oh! Stanno spammando al tizio. Ma, regà, dove cavolo si trova? NPC, sapete dirmi dov'è l'ultimo? È lì dentro? Sì, è lì dentro. Però io muoio. Dovete aiutarmi voi, regà. Dovete aiutarmi voi, sennò qua ci muoio. Dovete ucciderlo voi. Fate voi, ragazzi, fate voi. Uccidetelo. Uccidetelo, vi prego. Niente, mi sa che devo fare io. Mi sa che devo fare io, se no ci muoio. Però l'hanno lasciato one shot. Direi che hanno dato una grossa mano. Senza di loro probabilmente sarei morto. Quindi un bel GG per difensore dei boschi, Riz e tiro preciso. Non male, davvero dei fedeli compagni. Grazie mille a tutti ragazzi per aver guardato il video fino alla fine. Se così fosse lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E ovviamente codice Calpis nel negozio oggetti per supportarmi come creatore. E se volete shoppare una di queste fantastiche skin che ci sono adesso nel negozio oggetti, come il nostro amichetto Mortafiamma, che è davvero super super figo. Guardate che bello questo stile. Comunque io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!